PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale in crowdsourcing. Se hai ascoltato infatti la puntata precedente, sai da oggi che il podcast si è aperto ai contenuti libri della rete per raccontare l'evoluzione tecnologica nei professionisti e in particolar modo negli avvocati. Se ancora non hai ascoltato la precedente puntata, ma che aspetti? Sbrigati! Tra qualche minuto ti svelo come fa. Condividimi però un feedback, questo è molto importante. Se è la prima volta che mi ascolti, io sono Francesco Posati al microfono, autore e curatore del podcast, e ti do il benvenuto alla nuova puntata 43 del podcast. Ma già da oggi si affiancheranno anche nuove voci per raccontare l'evoluzione in bit degli avvocati stessi, quindi non sentirai più solo la mia voce. Con me anche Marco Pennacchini alla console, curatore del suono e della rubrica Mondo Digitale, dove ascolterai le news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Marco, saluta i nuovi amici che si uniranno in questa avventura. Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori nuovi e vecchi di PCT Facile. Oggi tutto pronto per una news del mondo digitale molto interessante che prende il tema della puntata, che però ancora non svelo perché tocca a te farlo. Allora, com'è andata questa settimana tecnologica? È filato tutto liscio? Il token si è installato correttamente? Hai configurato bene i certificati della firma digitale? Hai fatto l'ultimo aggiornamento di Java? Hai avuto difficoltà addirittura a firmare un documento per il deposito telematico? Spero sia comunque filato tutto quanto liscio, ok? Oggi non sarà più comunque la mia voce ad accompagnare i tuoi momenti, ma sarà un ospite tutto speciale che ora ti svelo. Ringrazio fin da ora chi ha risposto e risponderà alla mia open call. È con noi Matteo Riso, avvocato del foro di Reggio Calabria, titolare del blog MatteoRiso.it, dedicato al diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, un vero avvocato tecnologico. Ma prima di lasciare il microfono a Matteo, che saluto con grande affetto e ringrazio per la sua partecipazione, ricordo come riascoltare le precedenti puntate. Collegati al sito avvocatotecnologico.it, avvocatoandreani.it, matteoriso.it, oppure vai su SoundCloud, su Spreaker o su iTunes, canale di distribuzione del podcast, oppure tramite le app dedicate in mobile per l'ascolto dei podcast. Non voglio solo ascoltatori, ma anche persone attive della community di PCT Facile. Partecipa al podcast condividendomi un tuo contributo che pubblicheremo, oppure sostieni il podcast tramite una bella recensione a 5 stelle su iTunes, una condivisione nella tua rete sociale della puntata che stai ascoltando, oppure finanzia in crowdfunding l'intero progetto su patreon.com/fposati o fai una piccola donazione per le pubblicazioni delle singole puntate tramite la pagina paypal.me/fposati/5. Entriamo ora finalmente nel vivo della puntata. Uno dei temi trattati del podcast è la sicurezza informatica. Ho dedicato, se ti ricordi bene, anche delle diverse puntate a riguardo. La sicurezza informatica si rileva sempre più tema cruciale per gli avvocati tecnologici con prospettive di business interessanti verso il futuro. Eppure gli stessi avvocati tendono a non cogliere le opportunità che i contesti digitali offrono, anzi risultano paradossalmente essere loro le prime vittime degli attacchi informatici. Manca appunto la consapevolezza. Eppure il termine sicurezza informatica è un termine così generico che vuol dire tutto per significare nulla. Partiamo allora dalle basi. E una delle prime nozioni che un qualsiasi utente internet dovrebbe acquisire è proprio la gestione delle password. Passo adesso il microfono finalmente a Matteo Riso, con piacere e ringraziandolo della nostra collaborazione in crowdsourcing, con questa semplice domanda: esistono le password sicure? Un saluto agli avvocati tecnologici e a tutti gli ascoltatori del podcast e grazie per lo spazio che mi è stato concesso. Effettivamente il concetto di password sicura dovrebbe essere sradicato nel corso del 2017. Abbiamo visto che il 2016 è stato un anno disastroso per la sicurezza informatica, perché sono stati numerosi casi di violazioni di account, furti di documenti personali, sottrazioni di interi database con credenziali d'accesso a servizi online rinomati come Yahoo,
Tuttavia non tutto il male viene per nuocere e questi incidenti hanno consentito di accendere una luce su un problema che è rimasto silente e strisciante per troppo tempo, fino a esplodere in modo violento negli ultimi 2 o 3 anni. È grazie anche a questi incidenti che il problema della sicurezza informatica è diventato un problema di tutti gli utilizzatori di computer e smartphone, uscendo così dai circoli di discussione formati dai soli addetti ai lavori. Il problema adesso è di tutti noi, perché ci siamo abituati ad avere documenti salvati nei dispositivi mobili e nei servizi di cloud storage come Dropbox, OneDrive o iCloud. Nel corso di quest'anno, quindi, dovremmo affrontare questa sfida imponendoci un cambio di mentalità e di approccio nei confronti della tutela dei nostri documenti digitali. Dobbiamo appunto sradicare alcuni concetti che non sono più validi, sebbene siano profondamente radicati. Dobbiamo convincerci che la sicurezza informatica assoluta non esiste più e forse non è mai esistita davvero. Sono lontani i tempi in cui il computer era una specie di isola felicemente disconnessa. I dati viaggiavano soltanto su un floppy disk e ci si doveva preoccupare che quel floppy non si smagnetizzasse e non andasse smarrito durante il trasferimento da un luogo all'altro. Inoltre, per violare il sistema informatico di un'azienda o di un'istituzione era necessario l'uso di infrastrutture adeguate, con veri e propri sforzi umani ed economici. Quindi tali operazioni accadevano solo perché l'intruso, oltre ad essere opportunamente finanziato, aveva uno scopo ben preciso e magari agiva su commissione di qualcun altro. Paradossalmente tutto ciò è divenuto via via più semplice in modo direttamente proporzionale alla diffusione delle reti e della tecnologia informatica in generale, tanto che oggi basterebbe persino uno smartphone o un tablet per tentare di accedere ai dati digitali altrui. I principali responsabili della sottrazione di dati informatici, almeno sul piano morale prima che giuridico, siamo noi stessi. Il crescente numero di informazioni digitali ha fatto piombare su tutti noi l'esigenza di avere a disposizione spazi di archiviazione sempre più grandi, e un hard disk da 250 GB si satura sempre più velocemente e ci costringe a noiosissime sessioni di revisione e selezioni dei contenuti che vogliamo mantenere. Pertanto ultimamente ci stiamo orientando sempre di più verso la soluzione del cloud storage, anche perché pure con un disco da 1 TB avremo il problema della saturazione rapida e avremo sempre l'assillo del backup e quindi delle sessioni di selezione e dei documenti che intendiamo conservare. Nel caso del cloud storage invece, a pari capacità di memorizzazione, non dovremo preoccuparci della manutenzione del supporto e in più potremo accedere a quei dati anche da altri dispositivi e da qualsiasi località. L'aspetto che non viene mai in considerazione però è che nel momento in cui il dato digitale si allontana fisicamente da noi, automaticamente cresce la possibilità che quello possa essere violato, intercettato, sottratto o manomesso. È vero che sotto il profilo giuridico il gestore del cloud storage potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni prodotti da violazioni alla sua infrastruttura di memorizzazione, però è pur vero che tale responsabilità trasla in capo all'utilizzatore del cloud storage se quest'ultimo è un soggetto che si pone come responsabile di un trattamento dati di terze parti, come nel caso di un avvocato nei confronti dei propri clienti. Dobbiamo assolutamente rimuovere l'idea che una password, anche robusta, sia di per sé sufficiente a tutelare i nostri documenti nei cloud storage o nei dispositivi mobili. Dovremmo informarci meglio sulle caratteristiche di sicurezza offerte dai diversi gestori di servizi cloud e dai dispositivi mobili che intendiamo acquistare. E per ciò che riguarda i primi, dovremmo optare per servizi che offrono crittografia locale per ciascun file e l'impiego di tecniche definite zero knowledge, per cui il servizio non memorizza alcunché del proprio utente, nemmeno la password dell'account. Quando è che sorge allora la responsabilità dell'utente? Essa sorge nel momento in cui Mario Rossi crea una password e poi non la conserva come dovrebbe. Creare password realmente robuste per poi annotarle su un foglio conservato in un cassetto della scrivania è come dotare la propria abitazione di un portone blindato e lasciare la chiave sotto il tappetino all'ingresso. La password sicura non esiste e ciò dovrebbe indurci a rivedere il nostro approccio alla sicurezza informatica. Non è un caso se i principali eventi di sottrazione di materiale privato, come le foto rubate alla conduttrice di Letta Leotta o l'evento noto come The Fappening, siano diretta conseguenza dell'uso di un mix di tecniche di phishing e social engineering e l'uso di password deboli o facili da individuare da parte dell'utente colpito. Dobbiamo assolutamente rivedere le priorità in materia e prima di tutto dovremmo pensare a come conserveremo la password del nostro account. Va da sé che il modo di conservazione migliore sarebbe imparare a memoria la password e non prenderne nota su un supporto fisico, dunque niente foglietti o falsi contatti nella rubrica dello smartphone. Oltretutto,
Il buonsenso imporrebbe che la stessa password non sia utilizzata per altri servizi, ma i ritmi frenetici della vita e del lavoro moderni ci inducono ad usare password che siano facili da ricordare e dall'inserimento quasi immediato. Prova ne sia il fatto che, ancora nel 2016, la password più usata sia stata 123456 e non una sequenza astrusa di caratteri alfanumerici come W maiuscolo 1 underscore X maiuscolo Y minuscolo e via dicendo. Ne deduciamo quindi che i concetti di password robusta e password semplice da ricordare sono in perenne conflitto e spesso si finisce con lo scegliere una password semplice da ricordare, veloce da inserire e magari la usiamo in più servizi online. Nella malaugurata ipotesi che un malintenzionato riesca a carpire quella password in un qualsiasi modo, costui si ritroverebbe in mano le chiavi della nostra vita, avrebbe accesso illimitato e incondizionato a qualsiasi nostro file, poiché accederebbe sostituendosi a noi. Qui entra in gioco la crittografia, l'ultimo baluardo di difesa da non impossibili accessi non autorizzati ai nostri documenti online. Se crittografassimo localmente ogni file prima di caricarlo in un cloud storage, il soggetto illecitamente in possesso delle credenziali si ritroverebbe davanti ad una marea di piccole casseforti, delle quali, però, non conosce le singole combinazioni. Potrebbe sempre sottrarre o copiare i file crittografati, ma dovrebbe perdere ulteriore tempo nel tentativo di scoprire come decifrare quei file. È da quest'idea che dovremmo cominciare a modificare le nostre abitudini. La password sicura in senso assoluto non esiste più e non possono più essere considerate sicure quelle password create secondo le regole canoniche che tutti abbiamo imparato nel corso degli anni, ossia minimo 8 caratteri di lunghezza, uso di numeri e simboli, alternanza di lettere maiuscole e minuscole, sequenza di caratteri senza senso compiuto. Grazie Matteo per questa prima fase. Facciamo ora una pausa. Passo il microfono a Marco con Mondo Digitale, la sua pillola del buon umore digitale. Matteo, scopriamo insieme cosa ci racconterà Marco. A te Marco! Stiamo parlando di sicurezza delle password qui su PCT Facile e quindi la news è dedicata proprio a questo, perché per quanto possano essere efficaci le password che avete per la vostra mail, la vostra banca o qualsiasi altro dispositivo, sono comunque a rischio di eventuali cracker o eventuali hacker che vogliono prendere la password. Proprio per questo tre giovani ricercatori italiani, Mattia Borgna, Andrea Domenico Murlia e Filippo Pairotti, si sono inventati CardiHold, ossia un dispositivo che trasforma il battito del cuore in una chiave d'accesso ai dati sensibili online. Questo progetto è stato anche premiato, vista l'importanza, dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche FAST di Milano, perché come funziona? Praticamente il cuore, il battito cardiaco, anzi l'elettrocardiogramma, quindi l'elettricità sviluppata dal battito cardiaco, sarà la password per entrare nei dati sensibili, quindi pensiamo a dati medici o alla più bassa, diciamo, accesso online alla propria banca, quindi si verrà riconosciuti tramite il battito cardiaco. Il funzionamento è stato anche testato con successo analizzando 21 segnali ECG acquisiti da 7 soggetti ed ha funzionato, praticamente trasformando il battito elettrico, il segnale elettrico amplificato da elettrodi posti sui polsi, che viene digitalizzato e trasmesso via Bluetooth sullo smartphone o sul tablet, quindi si riconosce automaticamente. Questa è l'evoluzione della password. Però, visto che ancora non è in commercio, una raccomandazione sia mia, di Marco Pennacchini, sia di Francesco Fosati, è di scegliere una password con criterio e, se potete, fare il test della password. Ci sono alcuni siti internet che lo permettono, per esempio mi viene in mente uno di Kaspersky, il famoso antivirus, permette di fare il test della password, ossia vi dice sì, questa password può funzionare, altrimenti provate a farne una un po' più forte. In poche parole, non limitatevi a 1, 2, 3, 4, 5, 6, neanche a Pippo, che sono le password più usate ancora nel 2017. Grazie Marco per questa nuova pillola, ma ora ascoltiamo la seconda parte del podcast. Chiuderà Marco stesso con la sigla finale. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Se nessuna password può essere considerata effettivamente sicura, dobbiamo arrenderci e lasciare che malintenzionati possano accedere ai nostri account online e sottrarre i nostri documenti riservati?
No, però dobbiamo reagire e fissare in mente nuovi concetti. È inutile perdere tempo a scrivere password complicate se poi queste possono comunque essere rubate. Meglio allora imparare a rendere inutile il lavoro di chi viola il nostro account, facendogli perdere tempo nella scoperta di password diverse, ponendo più ostacoli sulla strada per la lettura dei documenti rubati e imponendogli l'obbligo di decifrare i file dei quali si è impossessato. Dobbiamo perciò imparare ad adottare tecniche di protezione a strati. Il primo strato di protezione per i file che conserviamo online o nei dispositivi mobili è la crittografia. Attenzione però, stiamo parlando di crittografia applicata a ciascun file e non la semplice crittografia del file system del sistema operativo che usiamo. Infatti non è impossibile violare un computer con un file system cifrato quando questo è in funzione, mentre la cifratura del file system è totalmente efficace solo a macchina spenta. Il secondo strato di protezione invece è costituito dalla sostituzione delle password con le cosiddette passphrase. La passphrase è una vera e propria frase, ossia una serie di parole intervallate da spazi e punteggiatura. Ultimamente si sta diffondendo la teoria per cui una passphrase sarebbe l'unica soluzione in grado di coniugare semplicità di memorizzazione e sicurezza. Dropbox, per esempio, sostiene questa teoria già dal 2012 con un post nel blog degli sviluppatori, ove si spiega perché il misuratore di solidità della password in uso nel sito di Dropbox giudichi deboli delle password che altrove sono considerate sicure perché rispondenti alle regole canoniche. Il loro algoritmo calcola infatti l'entropia della password, ossia il numero di volte che una password ha di essere divisa a metà ad ogni iterazione. Ogni carattere, ogni spazio, ogni simbolo e ogni numero inserito nella password contribuiscono ad aumentare l'entropia e conseguentemente ad aumentare il giudizio di solidità della stessa. Qual è la differenza? Il metodo di Dropbox permette l'inserimento di più parole di senso compiuto in una password e la separazione di queste per mezzo di spazi. La password quindi diventa una frase. L'entropia si moltiplica ad ogni nuovo spazio prima di una parola e alla fine si avrà una serie di parole di senso comune facili da memorizzare. Per esempio, nel mezzo del cammin di nostra vita. La soluzione di Dropbox richiama il metodo per la generazione di passphrase casuali denominato Diceware. Questa è in circolazione da circa un decennio e prevede l'uso di liste di parole di senso compiuto, disponibili per quasi tutte le lingue, ove ciascuna parola è accompagnata da una sequenza numerica, 5 cifre fra 1 e 6. Bisogna anche procurarsi 5 dadi, oppure un dado da lanciare 5 volte. Si effettua un lancio di dadi e si cerca nella lista la parola corrispondente alla cifra ottenuta dal lancio dei 5 dadi, per esempio 1, 4, 4, 3, 6. Si annota la parola e si ripete l'operazione per almeno altre 4 o 5 volte, fino ad aver annotato una serie di parole estratte dalla lista. Quella sarà la passphrase che potremo utilizzare e memorizzare per il futuro. Il sistema è un po' macchinoso, ma online è possibile trovare generatori automatici di passphrase con metodo Diceware. Si ritiene che questa soluzione sia sicura, poiché ogni parola in lista è lunga almeno 3 caratteri, e alla fine si otterrà una passphrase dall'entropia elevata, per la quale potrebbe non bastare un'intera vita umana per scoprirla. Infatti, un eventuale attacco basato sull'uso di dizionari diverrebbe inutile, poiché questo tipo di attacco tenta di indovinare una password, una parola, utilizzando una fra le centinaia di parole presenti nel dizionario. Nel caso del metodo Diceware, però, vi sono più parole messe insieme con degli spazi. Pertanto un algoritmo dovrebbe tentare milioni di combinazioni fra le parole di una lista prima di individuare la sequenza corretta. Se poi la passphrase viene arricchita con l'uso di lettere maiuscole, numeri e simboli come la punteggiatura, il numero di combinazioni possibili tende a raddoppiare e rendere gli attacchi ancora più inefficaci. Dunque, sia che si voglia cifrare un file localmente, sia che si debba creare una password per un account online, meglio ricorrere all'uso di una passphrase così come appena spiegato. Oggi quindi dobbiamo comprendere che la sicurezza informatica e la tutela dei documenti digitali inizia dalle nostre azioni e pertanto non dobbiamo più fidarci ciecamente delle misure di sicurezza offerti dai servizi online. Basti pensare che già dal luglio del 2016 il NIST, l'ente statunitense che si occupa di standard e tecnologia, ha dichiarato di non ritenere più affidabili i sistemi di autenticazione a doppio passo basati sull'invio di codici tramite SMS, ossia il sistema che Google ancora oggi propone per incrementare la sicurezza dei suoi account. Infatti vi è un bug nel protocollo di gestione del servizio SMS che non può essere corretto e che può essere sfruttato per impersonare l'eventuale destinatario del messaggio SMS. In conclusione, dobbiamo imparare a pianificare in maniera proattiva le misure di sicurezza informatica, soprattutto perché quei documenti digitali che conserviamo online e nei dispositivi mobili spesso contengono dati di terze persone per i quali siamo responsabili e per i quali potremmo essere chiamati a rispondere nel caso di eventuali diffusioni non autorizzate. Grazie per l'attenzione e ancora un caro saluto agli amici del podcast.
Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.